Ecco, se anche voi avete un cane che ha le fobie per le mosche e per farla rilassare bisogna mettergli la copertina in modo tale che loro non gli diano fastidio, ma sarà possibile. Dio, un cane normale una volta nella vita, no? Marta, tu cosa ne pensi? Ma sì che sei normale alla fine, no? Allora, questo è il punto di partenza dell'anello delle creste. Da qua si inizia, si parte, vediamo un pochino com'è questo sentiero. Allora, siamo arrivati al rifugio Mauleni, ve lo faccio vedere dentro perché è graziosissimo. Allora, abbiamo sotto le panche e la stufa e poi una scala in legno che porta a un soppalco con tre brande. È piccolissimo, ma è una piccola perla, veramente è molto 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 bello. La salita è stata parecchio impegnativa, ma dicono che questo sia il punto più bello in assoluto da dove ammirare il tagliamento. Ed effettivamente bellissimo. Allora, siamo di ritorno al rifugio Tita Piaz. Abbiamo terminato l'anello delle creste e questo anello com'è? È veramente molto bello. Ci sono degli scorci panoramici incredibili. Poi, una volta raggiunta la vetta, chi ha nel cuore il nostro tagliamento lo può ammirare da un punto veramente privilegiato. E una volta arrivati in vetta, comunque avete una vista a 360 gradi incredibile. Io questo sentiero lo consiglio assolutamente perché è da fare, è veramente molto, a noi ci è piaciuto tantissimo. E con questo adesso noi vi mandiamo alla carta tabacco, dove vi spiegheremo il percorso dettagliatamente, come l'abbiamo fatto, e via. Allora, alla carta tabacco. Allora, il nostro percorso inizia da Passo del Pura. Noi siamo arrivati al rifugio Tita Piaz, qui abbiamo parcheggiato la macchina. Guardando il rifugio frontalmente, sulla sinistra, una decina di metri, inizia il sentiero 238 che già ben segnalato. Il 238 vi porta fino a Casera Nauleni. La visitate perché è molto bella, poi
fate marcia indietro per una cinquantina di metri e sulla destra inizia, anch'esso ben segnalato, il sentiero che vi porterà al Monte Kollmeyer. Dal Monte Kollmeyer arrivate a Forchia Grande, da Forchia Grande arrivate a Forchia Piccola e poi risalite la cresta fino ad arrivare al Monte Sesilis. Allora, questo tratto qui è veramente molto bello. È in salita, è faticoso, però ne vale la pena. Una volta arrivati al Monte Sesilis, discendete lungo un sentiero abbastanza ripido, che però poi diventa sempre più semplice fino a trasformarsi in una forestale che agevolmente vi riporterà al rifugio Tita Plus. Con questo il video termina qui, noi speriamo di esservi stati d'aiuto e un forte abbraccio da Cristina e Gianluca.